Si inizia con il pulire gli spinaci, quindi agli spinaci vanno tolte le foglie gialle, va spuntata la radice e vanno lavati in abbondante acqua. Do una passatina così e poi li passo tutti in una vaschetta e li lavo tutti insieme. Nel frattempo che lavo e pulisco gli spinaci, ho messo a bollire l'acqua per alessarli. Così quando ho finito di pulirli ho già l'acqua calda e faccio prima. L'acqua bolle, quindi inizio a mettere gli spinaci. Li voglio alla volta. L'acqua deve essere sa leggermente salata, come se li cuocessi per una preparazione salata. Però sono passati circa 10 minuti da quando ho messo a cuocere gli spinaci, ora devo vedere se sono cotti. Allora, per controllare la cottura è sufficiente prendere un gambetto fra le dita. Se si schiaccia con facilità, vuol dire che è pronto e quindi sono cotti e li vado a scolare. Quindi spengo. Quindi faccio raffreddare, poi li strizzo e li taglio finissimi. Mentre gli spinaci raffreddano, vado a preparare la pasta frolla. La pasta frolla è sempre la stessa come da ricetta, che trovate sempre o sul libro o sul sito. Adesso devo strizzare gli spinaci. Io uso lo schiacciapatate per strizzare la verdura perché così si strizza meglio. Ovviamente si può fare anche con le mani. Io mi trovo meglio in questo modo, quindi. Perdono sicuramente tutta l'acqua in questo modo, restano belli asciutti. Quindi ho ottenuto questa poltiglia, se così la possiamo chiamare, comunque molto molto fina, che passo in padella dove ho messo un pezzettino piccolo di burro. E li faccio insaporire. Ovviamente la padella deve essere antiaderente perché altrimenti attaccano. Inizio a preparare il ripieno, quindi metto nella ciotola dello sbattitore le uova, unisco lo zucchero ed inizio a sbattere molto bene fino a che diventano spumose. Allora, i tuorli sono ben sbattuti, inizio ad aggiungere quindi il liquore. Il mascarpone, io ho tritato le mandorle grossolanamente con un mixer e adesso le aggiungo all'impasto. Mandorle ed infine vado ad aggiungere gli spinaci che ormai sono raffreddati. Nel frattempo ho acceso il forno a 180 gradi, così quando ho finito la crostata il forno è caldo. Questo è l'impasto pronto, ora lo vado a mettere dentro la tortiera che nel frattempo avevo preparato con la ricetta della pasta frolla base. Eccoci qui. I bordi per questa crostata li ho alzati di circa un paio di centimetri, perché l'impasto è abbondante. Ora faccio le striscioline sopra, quindi con gli avanzi della pasta che ho tolto dalla rifinitura vado a creare le striscioline. Qui sarà un po' più difficoltoso metterle perché l'impasto è molle. Vediamo.
Contrariamente a quanto pensavo, invece si mettono bene. Queste le metto ai lati perché sono un pochino più corte, devo rifare l'impasto per avere le striscioline un po' più lunghe. Quindi è pronta, la vado ad infornare perché il forno è già caldo. Ecco la torta cotta e ormai fredda, quindi la vado a sformare con l'aiuto di due vassoi. Ovviamente non sono necessari, ma così è molto più semplice. Ed eccola qui, ora la spolverizzo con lo zucchero a velo. Prendiamo una fettina, vediamo com'è venuta. Bisogna avere un'attenzione perché è molto molto soffice.